Allora, proseguiamo il nostro percorso nel mondo dell'innovazione e come dicevo poc'anzi lo facciamo cercando di concentrarci su uno degli aspetti che è veramente essenziale appunto per chi deve innovare, ovvero riuscire a mettersi insieme a fare rete. Uh, io vi introduco subito chi sarà con me per questa discussione, ho il piacere di chiamare qui sul palco del Future Arena Michele Bauli, presidente di Fondazione Speed Hub. Buonasera, grazie. Prego. Dennis Faccioli, presidente della Rete Innovativa Regionale Tech for Life. Buonasera, grazie. E Franco Fumi di Ice Lab dell'Università di Verona. Buonasera. Bene, allora stiamo attendendo anche un ulteriore ospite che dovrebbe collegarsi a minuti, ma intanto direi che noi possiamo iniziare la nostra chiacchierata. Faremo un paio di giri di, di tavolo, no? Il tavolo virtuale, insomma, come si suol dire. Allora, visto che parliamo di new normal e quindi di ripresa, di voglia appunto di ripresa, non possiamo non partire dal PNRR. No? Sappiamo che il piano, uno degli assi strategici su cui investe il piano è proprio l'innovazione e la digitalizzazione e quindi io partirei innanzitutto da lei, Bauli. Eh, quali sono? in questo momento i fattori che davvero possono abilitare una nuova competitività per le imprese, quindi sia quale può essere l'atteggiamento dell'impresa, sia al tempo stesso che cosa dobbiamo fare per cogliere davvero queste, queste nuove opportunità. Beh, il periodo è un periodo estremamente positivo, questo qui, è un periodo che ci vede eh, uscire, usciti, uscire, non lo so, vediamo, da un periodo molto buio che è quello della, della, della pandemia. Eh, Oggi abbiamo tassi di crescita importanti che sono il 6% dicono eh, come tasso di, di crescita dell'economia, che è il risultato sia di un rimbalzo ovviamente da un, un tasso negativo dovuto all'anno scorso nell'economia, ma è anche eh, ovviamente una, un, un sintomo di, di una crescita un po' più solida che si sta generando. Oggi c'è una domanda importante, quindi. C'è tanta domanda anche in Italia, ma ovviamente in tutto il mondo, ma in specie modo in Italia c'è una buona domanda. Eh, le aziende stanno seguendo questa domanda. Eh, c'è poi un clima generale di maggior fiducia, devo dire che eh, il presidente Draghi ha riportato, sta riportando l'Italia su quei tavoli importanti eh, in cui era abituata a stare e internazionali sta anche portando a terra dei progetti e questo fa sì che le aziende, gli operatori economici abbiano un po' più di certezze rispetto a, al passato, rispetto a quando eh, il, il, il mondo era, non si sapeva dove andava a finire in funzione di questa pandemia. Quindi queste certezze maggiori danno maggiore fiducia, le aziende stanno, stanno eh, funzionando bene. Non tutto ovviamente positivo, nel senso che sappiamo che c'è un, un momento estremamente complesso per quanto riguarda i prezzi delle materie prime, di tutte le materie prime, eh, dall'acciaio al legno, anche la mia azienda è un'azienda alimentare, le materie prime alimentari sono impazzite, tutte quante. Eh, fra l'altro non solo i prezzi sono altissimi, Prometeia... Eh, da una previsione per quest'anno di un aumento di circa il 30%, e anche per l'anno prossimo di un altro 6-7%, ma è una media, eh, perché ci sono prezzi, ci sono alcune materie prime che sono cresciute, che sono raddoppiate, materie che sono anche più che raddoppiate. Pensiamo al metano, il metano ha avuto un picco di 10 volte. Um, queste aumento di materie prime, ovviamente, un po' eh, rallentano, eh, rallentano l'attività, c'è cioè questa diciamo, paura di, di, di un ritorno dell'inflazione, ma staremo a vedere, comunque diciamo, l'economia sta, sta andando bene. E poi, ovviamente, il tutto coronato da, eh, da, da, dall'Europa, che dopo tanti anni ha fatto una cosa che nessuno pensava si potesse fare, cioè sedere al tavolo tante, tanti stati e dire adesso noi prendiamo, come comunità europea prendiamo a prestito del denaro, eh, da, dai vari stati e poi lo redistribuiamo ai vari stati a seconda delle necessità derivanti dal momento critico della pandemia. L'Italia, come sappiamo, è il paese che ha, ehm, che ha avuto eh, forse eh, la maggior quantità di denaro anche in funzione della, della, del momento veramente difficile che in termini di pandemia. Arriveranno più di... 200 miliardi di questi, una buona parte, un'ottantina a fondo perduto. Ma il piano, il piano eh, diciamo, next, non il Next Generation EU, diciamo la pianificazione di sei anni è oltre i 2000 miliardi in Europa, eh, 800 sono Next Generation EU e così via. I vari paesi stanno rispondendo con la loro pianificazione su come utilizzare questi, questi fondi. L'Italia ha il suo PNRR, un piano importante. Grande 3-4 volte il piano Marshall, se ci ricordiamo cosa aveva fatto il piano Marshall per l'Europa al tempo, eh, possiamo solo pensare a cosa può fare eh, questo, questo nuovo piano nei prossimi anni. In cambio, noi dobbiamo far vedere che utilizzeremo bene questi denari e che faremo investimenti che favoriranno la crescita del PIL. No? Il, il famoso. Eh, rapporto debito-PIL: dovremmo cercare di far crescere il denominatore, cercando di non far crescere troppo il numeratore, anzi, cercando di farlo decrescere. E, e sta a noi adesso fare tutte quelle riforme che faranno sì che l'attività la, economica italiana riprenda. Quindi, diciamo, sicuramente una buona opportunità quella da un punto di vista degli investimenti, a cui però va associato probabilmente anche un cambio di mindset, anche un cambiamento di natura diversa da riportare nel mondo aziendale. Beh, le aziende devono, sentivamo prima l'imprenditore seriale, no? le aziende devono capire che mi ha fatto un po' paura perché ha detto che le aziende non durano più cent'anni, le aziende durano dieci. La Bauli compie cent'anni l'anno prossimo, <ride> speriamo che. Eh, però è vero, il mondo è molto più veloce, eh, il mondo è più veloce, noi dobbiamo adeguarci a un mondo più veloce, dobbiamo continuare ad innovare, dobbiamo. Eh, inseguire l'innovazione e magari aiutarci assieme ad altre aziende a seguire questa innovazione. Dobbiamo cambiare mentalità, eh, dobbiamo eh, sfruttare eh, diversamente dal passato eh, una finanza oggi praticamente con budget infiniti eh, che aiuti le aziende a crescere. Eh, sfruttando le, 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 questo, questo diverso cambiamento. E lo possiamo fare perché eh, le generazioni sono cambiate, i giovani di oggi sono molto più aperti a, a, ad inseguire un mondo che cambia velocemente. Bene, proprio su questo aspetto ritorneremo anche, anche più avanti. Allora, Faccioli, lei invece con la Terecres, eh, fa parte di un settore che è effettivamente è in crescita, no? Quindi parliamo del biomedicale. In Italia abbiamo un giro d'affari da circa 16.5 miliardi di euro tra import ed export, 3.900 imprese e 76.000 addetti, insomma. Eh, e abbiamo visto proprio no, recentemente quanto effettivamente davvero appunto, la domanda stia crescendo. Ecco, voi come vi affacciate a questa nuova fase? Allora, devo dire che. Il nostro è un settore particolare oggettivamente, è, è anticiclico, quindi anche nell'ambito del, della resilienza, come si diceva, a, alle crisi, reagiamo, reagiamo bene, anche se durante la pandemia effettivamente ci sono stati dei momenti, degli scossoni anche nel, nel, nostro, nel nostro settore, perché lo spostamento delle chirurgie primarie, quindi noi siamo nell'ambito del delle chirurgie ortopediche, quindi il, il fatto che dovessero rimanere degli spazi per i, i malati Covid in tutto il mondo ha posticipato eh, queste chirurgie, nonostante questo comunque il settore è un settore che, che sta andando bene, appunto come dicevamo è resiliente. E per quanto riguarda l'innovazione è fondamentalmente è endemico nel nostro, nel nostro settore, noi viviamo di innovazione anche perché il i tempi dell'innovazione sono tempi diversi rispetto al, al resto dell'industria. Noi abbiamo eh, un, un mercato estremamente regolamentato e ogni prodotto deve essere autorizzato da ogni ministero. Questo prevede che que ci siano degli standard diversi appunto un po' in tutto il mondo e, e a quali dobbiamo sottostare. Quindi consideri che solamente per gli aspetti autorizzativi occorrono mediamente un po' in tutti i paesi almeno un paio d'anni solo per questo aspetto regolamentare, più tutta la parte della ricerca, quindi diciamo che dobbiamo mettere in conto dai 3 ai 5 anni per poter avere il prodotto dall'idea, dall'ideazione fino alla messa sul mercato. Questo cosa fa? Fa sì che noi dobbiamo cercare di essere molto avanti e, ed essere davvero, avere una mentalità visionaria in qualche modo. Perciò eh, l'approcciarci a, a questo nuovo mondo più tecnologico, più digitale, per quanto anche aziende come la mia che è più nel mondo chimico o metalmeccanico. In ogni caso, eh, prevede che, che ci dobbiamo comunque confrontare con questo mondo perché cambiano le abitudini dei, dei nostri utilizzatori, dei chirurghi, cambiano anche le tecnologie, anche nella stessa sala operatoria si affaccia la robotica, cominciano anche nell'ambito della sanità ad affacciarsi ai sistemi eh, informatici. E quindi anche noi abbiamo, abbiamo iniziato ad approcciarci al mondo della, della sensoristica, la sensoristica per essere eh, impiantata all'interno del corpo umano piuttosto che la stessa robotica e, e per poterlo fare con una certa efficacia e anche velocità, nonostante i limiti di cui parlavamo prima, eh, non possiamo certamente aspettare di avere le competenze all'interno dell'azienda. Quindi dobbiamo necessariamente... In introdurre delle partnership, andare a cercare delle partnership e noi lo facciamo regolarmente attraverso le, le, i centri di eccellenza a livello internazionale, le università, piuttosto che altri partner in ambiti, in settori eh, anche diversi. Perciò ehm, parliamo magari appunto di, eh, di, del, del mondo delle, delle nuove tecnologie e quindi, no? quindi di conseguenza insomma... Il nostro, il nostro come dire, approcciarci a questo mondo che cambia è proprio attraverso la partnership e poi magari potrà essere un'occasione certo, certo, di approfondimento. Certo. Peraltro, peraltro, quando ci siamo conosciuti, lei mi ha detto una frase no, prima, prima di questo panel che, eh, che mi è rimasta impressa. Cioè, lei ha detto, se puntiamo all'eccellenza, dobbiamo pensare di diventare eccellenti. Eh, certo. quindi, ecco, quindi, quali leve dobbiamo attivare per diventare effettivamente eccellenti? Ma, intanto l'ambizione prima di tutto, cioè si cerca l'eccellenza se si vuole arrivare, eh, arrivare in alto, si vuole puntare a, a dei risultati eh, che siano eccellenti. E poi per forza di cose eh, bisogna avere anche l'umiltà di non pensare di essere già arrivati e di, essere, eh, di, di avere già anche, nei, anche in ambiti che si, che si come dire, controllano anche tecnologicamente molto bene. Avere davvero la, la consapevolezza che c'è sempre da imparare e che bisogna essere appunto umili per andare a, a, a conoscere, a crearsi dei network anche di, di eccellenza, appunto, eh, non avendo paura di, di, di accettare che appunto bisogna anche cambiare e introdurre nuove, eh, nuove, nuove competenze nuove, e nuove partnership. Stesse. Bene, interessante che questo aspetto dell'imparare l'abbiamo sentito prima, sì. ritorna anche adesso e allora chiaramente arriviamo dal professore in questione. No? Eh, anche perché ancora una volta io richiamo il PNRR in quanto nella missione 4, dalla ricerca all'impresa cerchiamo proprio eh, finalmente appunto di cercare di costruire davvero dei ponti no, molto concreti tra il mondo della ricerca e il mondo dell'impresa. Ecco, eh, Ice Lab, il laboratorio di cui lei è responsabile dell'Università di Verona, nasce proprio con questo obiettivo, per cui le chiedo di eh, raccontarci un po'. Un po' di più, appunto, un po' meglio di che cosa vi occupate, che cosa fate? Certo, beh, innanzitutto eh, iniziamo a dire che speriamo che con questo PNRR si riesca a, a risolvere un problema italiano relativo all'università, che è quello di eh, questo scarso livello di investimento. Faccio sempre un paragone, in Italia. In Italia noi investiamo 90 miliardi all'anno di fiscalità ordinaria per le pensioni e 7 miliardi per l'università, quindi il rapporto fra futuro e passato forse non è molto equilibrato. Noi abbiamo avuto la fortuna da questo punto di vista di ricevere un finanziamento 5 anni fa come progetti di eccellenza come i dipartimenti d'eccellenza d'Italia a fronte di una grande valutazione relativamente alla possibilità di indirizzare la ricerca che già stavamo facendo in una direzione innovativa. Ciò che abbiamo scoperto è che nel mondo della produzione industriale eh, ci sono tantissime competenze, ma quando poi si parla di industria 4.0 al centro della produzione non c'è più la macchina dal punto di vista meccanico, dal punto di vista elettronico, ma c'è il dato. Beh, il dato è qualcosa da ingegneri informatici. Se però si va in una qualsiasi produzione, in una qualsiasi azienda manifatturiera, difficilmente si trovano ingegneri informatici in produzione. Li troviamo sul web, li troviamo a livello di analisi dei dati, ma non in produzione. E questa è una grande mancanza, perché la mancanza della conoscenza di come i dati vengono generati dai sensori come i dati attraversano tutti i vari livelli della produzione, fino se vogliamo al cloud, la mancanza di questa conoscenza crea linee produttive altamente inefficienti. E quindi la nascita del progetto è stata quella di costruire una competenza nuova e formare una figura nuova di un ingegnere informatico che abbia la capacità di conoscere esattamente le problematiche della produzione e di riuscire a lavorare con le sue competenze lì diciamo spesso un ingegnere informatico che si voglia un po' sporcare le mani, che invece di trovare i dati già pronti e disponibili in una bella base di dati, debba andare a scoprire dove sono questi dati. Per fare questo abbiamo anche scoperto che il mondo, anche il mondo eh, usando l'eccellenza del mondo produttivo, delle macchine e delle linee di produzione, non è assolutamente eccellente, o quantomeno è eccellente da tantissimi punti di vista. Ma non da questo punto di vista. Allora abbiamo creato ICE, Industrial Computer Engineering, quindi l'ingegneria informatica per il mondo industriale, che si è esemplificata in un laboratorio, un laboratorio che abbiamo qui vicino, qui di fronte alla fiera, di fianco, come piace sempre dire, alla vecchia fabbrica del ghiaccio, quindi il nome è perfettamente appropriato, ma è stato un caso, se così si può dire. E su questa linea di produzione che è composta dalle tipiche macchine che si trovano nelle normali linee di produzione, noi abbiamo sommato la nostra competenza. Quindi questo è un punto interessante, lo chiamiamo infatti Demonstration Lab, perché permette alle aziende di venire, di vedere qualcosa che capiscono perfettamente, dicono ciò, è ciò che noi abbiamo in azienda, ma di vedere anche ciò che abbiamo aggiunto dal punto di vista innovativo. E quindi si creano molto facilmente dei contatti e dei contatti poi nascono con programmi di ricerca, nasce una formazione specifica, nascono tutta una serie di cose che altrimenti sarebbero impossibili o rimarrebbero sulla carta. Ecco, quindi diciamo lavorate anche sui gemelli digitali, date la possibilità di fare delle previsioni no, effettive che poi si traducono anche in efficientamenti, no, anche in risparmi di costi e quant'altro, ma è un modello diciamo, che vi è stato richiesto direttamente dalle aziende o che comunque diventa funzionale alle grandi aziende, anche alle PMI? Certo, questa è una bellissima domanda. Noi siamo partiti eh, non come potrebbero fare generalmente gli accademici dicendo so tutto io e andiamo avanti. No, abbiamo creato un gruppo di aziende, il nostro Industrial Advisory Board, abbiamo chiesto che cosa avrebbero voluto vedere e ci sono stati dati un certo numero di spunti. Fra questi abbiamo catturato quali erano gli argomenti principali. Uno fra tutti è proprio l'aspetto di capire cosa sta facendo la mia linea. La mia linea di produzione generalmente è composta dal collegamento di pezzi che sono magari il meglio di quella particolare produzione, ma chissà dire se l'insieme di questo meglio è ancora il meglio. E quindi riuscire ad avere praticamente un modello simulato di ciò che ho nella realtà e riuscire a fare delle analisi. Cosa succederebbe se invece di questa macchina ne comprassi un'altra? prima di comprarla? Cosa succederebbe se riuscissi a far funzionare questa macchina ad un'efficienza superiore? Cosa succederebbe se io riuscissi a riprogrammare continuamente la mia produzione perché improvvisamente c'è stato un calo di produzione in un punto, perché improvvisamente una macchina si è guastata, perché il caporeparto quel giorno è andato a fumarsi una sigaretta in più, dico cose stupide insomma, ma cosa succederebbe se? E tutto questo può essere catturato da sensori opportuni può essere esaminato e poi aggiungendo ciò che va di moda adesso, cioè l'intelligenza artificiale, è anche possibile proporre all'ingegnere di produzione delle alternative, guarda tu hai sempre fatto così, io, no, io sono uno stupido, non sono un intelligente, però ti proporrei di fare questo. Dopo un po' l'ingegnere di produzione dice, Beh, però c'hai ragione, me l'hai detto una volta, me l'hai detto due, vedo che in effetti è sensato, inizio a fidarmi. Inizio a fidarmi e inizio a demandare alle macchine anche certe decisioni che in questo momento inviolabilmente posso fare soltanto io. Bene, diciamo che la dinamica da sfera di cristallo piace sicuramente un po' a tutti di noi. Allora, bene, io volevo peraltro presentarvi anche il nostro quarto ospite che ci ha raggiunti, è Massimo Pasquali, responsabile coordinamento aziende Banco BPM. Benvenuto. Allora, io volevo chiederle, mi auguro appunto che sia riuscita ad ascoltare anche la nostra prima parte. Abbiamo cercato di fare un po' un ragionamento su quelle che sono le aspettative, su quelle che sono le opportunità che le imprese vedono davanti le imprese e il mondo della ricerca e quindi chiaramente faccio questa stessa domanda anche a lei, che in questo caso ci rappresenta appunto il sistema bancario, che è chiaramente strategico no? per poter poi abilitare concretamente una ripresa. Non la sentiamo. Ecco, forse adesso. No. Ecco, ecco ogni, ogni tanto. No. Ora. Ora sì. sì. Ora. Ora oh, sì, ora perfetto. sì, prego <ride> benvenuto. Scusatemi molto per i problemi evidentemente tecnici. Buonasera a tutti e grazie eh, di avermi voluto qua con voi. Eh, ho sentito solo in parte, eh, ma mh, direi abbastanza per entrare direttamente in gioco. Ma eh, allora, intanto e mi piaceva dire che eh, innovazione, innovazione è molto importante anche per la banca in, in prima persona. Eh, mi riferisco eh, al nostro piano industriale. Eh, 2021-2024, eh, uno dei punti eh, chiave del nostro piano industriale è proprio l'innovazione e la digitalizzazione per noi stessi come banca e come banca, ovviamente, come azienda che poi eroga servizi che devono essere necessariamente eh, ad alto, alto contenuto tecnologico e sempre di più, eh, diciamo, favorire il il contatto a distanza, i servizi a distanza con la nostra clientela. E quindi questo così, ci tenevo a rappresentarlo, anche perché nello stesso piano industriale, è recentissimo, il nostro amministratore delegato eh, ha, ha dato al mercato e eh, agli analisti, eh, non più tardi di venerdì 5 novembre, quindi veramente eh, uscito da, da pochi giorni. Eh, mettiamo in luce un altro, eh, un altro caposaldo che è quello di eh, essere vicini alle PMI. Quindi eh, noi anche per tradizione eh, già lo siamo, ma eh, riteniamo di dover ulteriormente investire in questa direzione. Quindi eh, PMI è, è vicinanza, vicinanza vuol dire sicuramente eh, dare, dare finanza, eh, ma al tempo stesso anche affiancarsi alle aziende e far crescere eh, le aziende. Questa eh, sicuramente è la, la nostra missione, la nostra filosofia. Eh, nella scelta delle imprese eh, da seguire con grande attenzione, sicuramente ci sono quelle imprese, quelle aziende al di là della dimensione delle stesse, quindi eh, veramente credetemi, eh, poco importa la dimensione ma è estremamente importante proprio verificare che l'azienda sia attenta all'innovazione perché l'attenzione all'innovazione è un, un elemento distintivo è un elemento qualitativo dell'azienda da parte nostra sicuramente grande attenzione a tutte quelle aziende che hanno Sicuramente la capacità anche al proprio interno di sviluppare ricerca, sviluppo, nuovi prodotti, qualità, tecnologia, processi, ma anche a quelle aziende che non necessariamente hanno al proprio interno questa capacità di sviluppo, ma che sono comunque attente ad andare eh, all'esterno e quindi trovare collaborazioni, trovare comunque partner che riescano ad aiutarle. A, a sviluppare innovazione, processi e tecnologia. È, è una scelta obbligata, quindi, è una scelta che, come vi ho detto, nel nostro piano industriale abbiamo sicuramente identificato come priorità per Banco BPM come azienda, ma diventa poi eh, un fattore determinante perché un'azienda eh, che è sul mercato possa. Eh, sviluppare e crescere. Eh, Un'azienda che ha queste caratteristiche troverà in Bacco BPM, ma sono assolutamente convinto eh, nei confronti di tutte le banche, eh, molto più spazio e molto più interesse. Chiarissimo, e allora Bauli torno da lei, abbiamo iniziato appunto a parlare un po' di velocità, di velocità come elemento abilitante per una nuova competitività, di dimensioni di partnership, eh, mi piace sempre dire che l'innovazione sì può anche nascere da una singola intuizione, però ha bisogno veramente di una rete no, per poter crescere. Eh, ecco, con Speedhub voi cercate di fare proprio questo, no? di supportare un po' le imprese in questo percorso di, eh, di rapidità, di velocità, ma appunto soprattutto di sviluppo? Sì, SpeedHub Forse non è, non è noto a tutti. Speed è un Digital Innovation Hub. Che cos'è un Digital Innovation Hub? È, è un qualcosa che è nato assieme a Industria 4.0. Cioè Industria 4.0 voleva stimolare le aziende ad investire nel digitale, a fare una trasformazione digitale. E' è stato previsto per aiutare le aziende la creazione di questi Digital Innovation Hub. Cosa sono? Nient'altro che un gruppo di persone. Eh, che conoscono il mondo del digitale e il mondo delle aziende e cercano di aiutare le aziende a fare qualche cosa. L'innovazione, dicevamo prima, è fondamentale per far crescere le aziende e l'innovazione oggi non può prescindere dal digitale. Il, il Digital Innovation Hub, e in questo caso Speed Hub, che è, è quello nato da Confindustria Verona, eh, fa, due, fa tre cose sostanzialmente. Aiuta le aziende a fare un check-up della loro capacità digitale, quindi andiamo nelle aziende e verifichiamo se le aziende sono più o meno avanzate dal punto di vista digitale. Perché è logico che l'azienda cerca di tendere verso, verso la digitalizzazione ma no, non sempre ha le, le conoscenze. Poi dopo definisce quali sono i progetti da, che aiutano l'azienda ad andare verso il digitale e aiuta in ultimo le aziende a ad unirsi fra di loro, a fare delle, delle unioni di aziende che possono avere le forme più disparate, adesso ci sono le forme delle reti di aziende, le reti innovative e quant'altro, fra l'altro con i due ospiti qua abbiamo fatto anche delle, delle reti assieme, um, avere le aziende che mantengono la loro autonomia ma che si aiutano a vicenda per creare un qualche cosa. È una cosa eh, che aiuta tantissimo le aziende stesse a crescere. Noi non facciamo solo, eh, facciamo, non facciamo solo questo, cioè facciamo sia la formazione e l'istruzione delle aziende per cercare di migliorarsi dal punto di vista digitale, ma facciamo anche cose concrete. Da un lato facciamo queste, queste reti di imprese, dall'altro facciamo delle, delle attività. Parlava prima di digital twin, di gemelli digitali. E noi ad esempio abbiamo fatto con un'azienda qua del Veronese la creazione L'evoluzione, la creazione poi della, del, del gemello digitale per capire, come diceva prima in maniera estremamente interessante il professor Fumi, eh, come prendere le decisioni senza dover eh, investire fisicamente o cambiare il layout o la, o la struttura della linea. Lo si fa con eh, con il computer all'interno del quale viene ricreata la stessa linea che noi abbiamo nei nostri impianti produttivi e con quella linea eh, noi facendo delle modifiche solamente al computer riusciamo a capire come ottimizzare la linea. Noi siamo un, eh, un Digital Innovation Hub riconosciuto a livello europeo e essendo riconosciuto a livello europeo avendo questa, questa visione molto ampia riusciamo ad andare a eh, ricercare aziende a livello europeo ricercare nuove idee, nuove tecnologie e ricercare anche finanziamenti a livello italiano, a livello europeo per aiutare le aziende a portare a termine perché poi i progetti vanno portati a terra fatti e noi riusciamo ad aiutare le aziende a fare tutto questo. E poi peraltro tutto questo nasce da Verona che è un territorio che è veramente strategico no? a livello di interconnessioni, di presenza di aziende, di multinazionali quindi... Ver Verona... Noi diciamo sempre che Verona è una città turistica, è la quarta città turistica italiana, la quinta, 18 milioni di presenze turistiche. Ma Verona non è una città turistica, Verona è una città industriale. Il due terzi della popolazione di Verona lavora nella filiera turistica e il 70% del valore aggiunto di Verona deriva dalla filiera, no, turistica, industriale. Deriva dalla filiera industriale. Quindi, Verona è una città. Eh, che ha questa caratteristica, è una città industriale nel secondo paese più industrializzato d'Europa, ma è anche una città bellissima, adesso faccio un po' di pubblicità a Verona, <ride> però la, la bellezza di Verona è che qua si riesce a, fa, a creare eh, strutture come i Digital Innovation Hub, come le reti di impresa, una volta facevamo le aggregazioni temporanee di impresa, abbiamo sempre fatto, sono 15 anni ormai, passa il tempo, tanti anni che facciamo, eh, aggregazione di impresa che riusciamo ad aiutare le aziende a, ad aggregarsi fra di loro, mantenendo ciascuno la propria autonomia e, e da qua è nato Speed Hub, uno dei primi fra l'altro Digital Innovation Hub italiani. E questo è assolutamente un elemento distintivo e peraltro appunto non è un caso che siate qui insieme oggi, no? infatti in parte l'ha già anticipato prima, avete fatto anche cose insieme e allora Faccioli, lei peraltro durante proprio la pandemia ha avuto un'idea, sempre nell'ambito appunto delle reti innovative eh, regionali nasce Tech for Life, di che, cosa, di che cosa si occupa Tech for Life? Tech for Life innanzitutto è una rete innovativa regionale e quindi ha eh, tutte le autorizzazioni e i requisiti per poter essere riconosciuta come tale. E, e questo ha dei grandi vantaggi di cui magari parleremo tra un attimo. Eh, devo dire, l'iniziativa della, della rete è nata un po' per l'esperienza di cui le parlavo prima, quella che abbiamo in azienda, di crescere nell'ambito innovativo, soprattutto per quel che riguarda le nuove tecnologie, quindi la digitalizzazione, la parte informatica, la robotica, eh, non trovandole all'interno dell'azienda e non avendo eccellenze disponibili sul momento, eh, il pensiero è sempre stato quello di muoversi all'esterno e cercare intorno a noi le eccellenze. Essendo aperti al mondo, però, ci siamo resi conto che tante eccellenze sono anche sul nostro territorio e molto spesso le abbiamo molto più vicine di quello che, che pensiamo. Conseguenza provenendo anche da un'esperienza diretta e innovativa nell'ambito della logistica insieme alla struttura di Confindustria Verona eh, abbiamo pensato che potesse essere eh, promossa un'iniziativa un simile anche nell'ambito della filiera della salute e quindi non stiamo parlando solo di dispositivi medici come magari quello è il mio settore ma proprio un po' tutte le eh, attività che all'interno della filiera della salute possono essere ricomprese per cui consideriamo eh, appunto aziende manifatturiere ma anche aziende di, fornitrici di servizi, eh, aziende nell'ambito della diagnostica, dei laboratori, piuttosto che servizi alla persona, gli ospedali e, e così via. In un'aggregazione, un diciamo così, molto trasversale che possa ricomprendere diverse eh, anime e diverse anche eh, competenze. Prima ne parlavamo e eh, ne parlava proprio il l'imprenditore seriale, Pandian, giusto. <ride> esatto. Eh, parlava di contaminazioni. Ecco, eh, il mio sogno, eh, penso che avrà successo la rete al di là di tutte le possibilità che ha nell'ambito del, eh, del poter accedere a finanziamenti, a iniziative anche mh, magari di progetti comuni, ma se riusciamo veramente a contaminarci l'un l'altro con le varie anime eh, e con le varie, varie discipline, che effettivamente poi se messe insieme possono costruire quel futuro, quel, quello che il domani sostanzialmente, quello che può essere il servizio alla salute del domani, allora lì avremo sicuramente fatto bingo, insomma quello sarà, sarà veramente il risultato perfetto. Quindi comunque l'obiettivo è proprio questo, di mettere assieme varie anime, varie dimensioni. Anche abiti. perché peraltro la rete coinvolge anche gli Atenei. Esattamente, esattamente. quindi gli Atenei sono una parte fondamentale della, di questa aggregazione e sarà altrettanto importante riuscire a trasferire la, tutta la parte di ricerca, anche pura, diciamo, insieme alle, alle aziende. Questo, eh, un po', e, e questa eterna sfida che, che, che un po' anima e rende un po' questa dialettica anche eh, nell'ambito dell'innovazione, dell così di, a volte difficile perché poi con, con, con l'università non sempre si riesce ad essere, eh, come dire, a, a portare tutto a terra, però quando si riesce a fare, e noi è successo, è estremamente di soddisfazione. Per tutti gli attori, ma poi, soprattutto anche nel nostro campo, alla fine, poi per dei pazienti. Certo, certo, molto interessante, complimenti. Mm. E allora, invece, professor Fumi, prima lei ci ha raccontato un po' che cosa fa Ice Lab. Io però vorrei eh, sottolineare una cosa: cioè proprio la dimensione di rete nella costituzione stessa di Ice Lab, nella sua, nel, nel, nel suo operare quotidiano, anche. Certo, è vero, non avremmo mai fatto niente se non ci fosse stato un concetto proprio di rete alla base. Innanzitutto un concetto di rete fra noi stessi come docenti del Dipartimento di Informatica di Partenza. Sembra una cosa strana, però siamo 80 professori qualche centinaio di ricercatori, più non contiamo studenti, borsisti eccetera eccetera, e non tutti conoscono ciò che fanno gli altri ovviamente. Quindi aver dovuto fare rete tra di noi per cercare di portare queste competenze in un mondo nuovo che è per noi questo mondo industriale è stato il primo punto, il primo punto di rete. Poi rete con le aziende. Perché ovviamente le esigenze vengono dalle aziende, quindi abbiamo cercato appunto di portarle intorno a un tavolo più volte per riuscire a capire quali erano le loro esigenze. E poi a questo punto andiamo avanti nello schema. Innanzitutto, rete coi produttori. Avremmo potuto costruire questa linea di produzione prototipo andando a comprarla già fatta. Esistono prototipi in giro per il mondo, fatti proprio per i centri di ricerca, per le università, tutti carini, bellini, chiavi in mano come si dice. però eh, quando l'abbiamo fatto vedere alle nostre aziende hanno detto: Sì, molto bello, molto carino, ma è un giocattolo. Cioè, chiunque poi verrà qui dirà: Sì, bello, carino, ma è un giocattolo. Allora, via. Cerchiamo di trovare la rete dei fornitori, esattamente come se fossimo un'azienda. Abbiamo messo insieme almeno una trentina di fornitori. Se venite a trovarci, nice, vedete che praticamente su una parete abbiamo i logo di tutte le aziende fornitrici e questo è un bellissimo patchwork di quello che abbiamo fatto. E poi a questo punto pronti, pronti a presentarci a ulteriori aziende per interagire con loro. Per esempio, facciamo rete con aziende che vogliono sperimentare le proprie i propri prodotti, le proprie competenze sul nostro laboratorio stesso ne abbiamo alcune che dicono è difficile avere una linea di produzione prototipo, io costruisco un componente, che ne so un avvitatore, devo mostrarlo ai miei clienti, e devo mostrarlo in un contesto se lo devo mostrare in un contesto devo prendere i miei clienti e portarli da qualcuno dei miei clienti che mi deve far vedere come sto usando ciò che gli ho venduto, ma questo non è sempre semplice. E quindi vengono da noi, localizziamo presso di noi il loro componente e poi ci usano come uno showroom. E posso andare avanti così con tanti altri esempi che rappresentano tutte le reti che piano piano stiamo costruendo. Sì, ecco, non so se vuole farci proprio un esempio concreto magari di un progetto che avete già realizzato, certo. di un supporto a un'azienda. Beh, innanzitutto faccio un esempio di, non dico chi, multinazionale della produzione del software per sistemi di produzione, diciamo la più grande azienda del, di questo settore localizzata in gran parte in Europa, ma anche nel resto del mondo, con cui abbiamo fatto un Dout des. Noi volevamo sapere qual era lo stato della pratica nel settore. Abbiamo chiesto a loro di farci una serie di corsi, proprio corsi, come se fossimo dei clienti. Abbiamo impiegato 3-4 mesi con i loro tecnici che venivano a farci corsi. Abbiamo capito qual era il livello, la nostra baseline di partenza, bene, questo è il livello di ciò che viene proposto alle aziende, partiamo da qui. Abbiamo creato una serie di estensioni e poi le abbiamo riproposte. E questo è stato molto bello, vedere come loro che dicono: Ma come noi stiamo usando questi software che abbiamo realizzato noi da decenni, non avevamo mai pensato di usarli in questo modo innovativo. E questo è stato un primo livello interessante. Oppure un altro esempio, un'azienda molto veronese anche molto famosa nel mondo delle architetture software evolute, dei sistemi di calcolo evoluti, tendenzialmente per il mondo bancario, per il mondo assicurativo, eh, che si è domandata, ma questo tipo di architetture che diciamo riproducono in casa un'architettura cloud, se vogliamo usare un termine che conosciamo tutti, questo tipo di architetture nel mondo industriale sono usate scarsamente. Vediamo perché. Abbiamo capito coloro perché, le abbiamo portate sulla nostra linea di produzione, le abbiamo adattate al mondo industriale, eh, faccio un esempio qualsiasi, in un mondo bancario tu non puoi perdere una transazione, evidentemente, però il numero di transazioni eh, sì è elevato, ma non è, corrisponde al numero di dati che un sensore può produrre a un gigahertz, un miliardo di dati al secondo, soltanto un sensore. Quindi abbiamo tantissime transazioni da una parte e dall'altra parte invece un bit lo posso anche perdere, però ne ho tantissime, quindi abbiamo proprio punti di vista completamente diversi. E quindi con loro abbiamo realizzato un'architettura che viene utilizzata nel mondo bancario, per esempio, da usare nel mondo industriale. E questo è un altro esempio. Bene, bellissimo approccio, grazie. Allora torniamo al mondo bancario, a questo punto visto che l'abbiamo citato. citato. E allora Pasquali, in che modo si inserisce appunto proprio il mondo bancario in questa voglia di innovare, innovare attraverso la rete? Sì, grazie. Eba, intanto eh, due battute. Una ehm, io dico sempre o spesso, eh, ho la fortuna e l'onore, eh, così da, da mio, per il mio ruolo, di, di incontrare eh, tantissime aziende. E, e, e lo voglio dare a, agli, altri, agli altri speaker questo messaggio che sempre più frequentemente eh, sento dagli imprenditori un grandissimo riconoscimento al mondo accademico e all'università che evidentemente eh, hanno, eh, sono riuscite negli ultimi anni e sentendo proprio chi mi ha preceduto e ne abbiamo la conferma grande praticità, quindi grande vicinanza e, e, e non era così e, e lo sappiamo e lo sapete certo. soprattutto voi cioè, qualche anno fa e quindi questa è una cosa molto bella per il paese, molto bella proprio per, perché tra l'incrocio e comunque la partecipazione o la copartecipazione tra aziende e università e, e benvenuto ovviamente banca eh, si possono fare davvero tante cose estremamente importanti. E poi l'altra battuta che volevo fare è il concetto di squadra che sempre di più, eh, anche noi lo vediamo, è fondamentale per arrivare a dei risultati importanti. Oggi la competizione è mondiale, è comunque molto, molto significativa un po' in tutti i settori. Quindi se si riesce a fare squadra e, e ognuno portare le proprie competenze e le proprie eh, skills, così qualcuno dice, sicuramente si può avere maggiore eh, possibilità di successo. Fatta questa premessa noi crediamo molto alle filiere e quindi voglio dire che, che in qualche modo, come si diceva anche prima, le reti perché eh, appunto anche l'azienda eh, eh, ha bisogno dei propri fornitori. Eh, strategici e quindi riuscire a creare un legame dove noi banca possiamo comunque dare il contributo che che sia sempre più attuale, sempre più importante. Noi quindi interveniamo, abbiamo eh, prodotti e programmi specifici che possano favorire eh, proprio la, 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 la caduta eh, dei denari o comunque l'effetto cascata dei denari da chi eh, controlla eh, in maniera anche eh, strutturata o più strutturata eh, questa filiera fino diciamo, a tutta, tutta la catena stessa, quindi anche a, a coloro che magari per dimensione o per storia sono un po' più deboli e hanno quindi bisogno eh, di un accompagnamento. E quindi l'essere legati a una filiera, essere legati a una rete sicuramente le può facilitare. Quindi noi abbiamo strumenti specifici, finanziamenti specifici, abbiamo soprattutto un'attenzione specifica nel provare a vestire un abito su misura eh, in questi contesti. Sicuramente siamo fortemente interessati a, a seguire lo sviluppo e soprattutto eh, la crescita di questa iniziativa. Bene, allora abbiamo ancora 5 minuti e a questo punto io vorrei chiedere a voi una battuta a testa veramente perché abbiamo sentito prima appunto i consigli di Enrico Pandian. Tra poco si presenteranno cinque start up per chi fisicamente appunto rimarrà qui con noi eh, e quindi ci racconteranno il loro progetto di impresa, di impresa innovativa per cui chiedo a ognuno di voi un consiglio per chi oggi decide di fare impresa, un'impresa che vuole innovare. Bauri, io. prego. Ma credo che oggi non si possa più improvvisare, ci vuole tanta competenza, anche se si è una startup. È finito il periodo in cui tutto è facile, e qualsiasi cosa è nuova. Oggi abbiamo visto praticamente tutto, bisogna essere veramente capaci per creare qualcosa di innovativo. Grazie. Prego. Eh, io do un suggerimento doppio nel senso che per conto mio, la cosa fondamentale è non perdere di vista il sogno imprenditoriale, mai. Ci sarà eh, tutto il mondo intorno, la burocrazia, le, una montagna di problematiche che cercherà di distrarci dal, dal sogno, ma quello deve rimanere il, nostra, il nostro faro. E per farlo, dobbiamo circondarci di persone estremamente competenti, ma che, eh, questo è fondamentale, condividano lo stesso sogno. Se condividono lo stesso sogno, allora insomma, sicuramente sarà un po' più facile, mettiamola così. Certo. Prego. Il mio punto di vista ovviamente è un po' diverso perché io sono immerso in situazioni in cui vedo tantissima innovazione, tantissimi colleghi, tantissimi giovani studenti e laureandi che hanno idee veramente visionarie, innovative, si lanciano nelle loro realizzazioni. E quando si lanciano nella realizzazione, siccome siamo tutti tecnici, noi fondamentalmente, ci perdiamo dietro la bellezza della realizzazione stessa. Quindi andiamo a puntare a degli obiettivi che non sono quelli che poi il mercato vuole. Il mercato molto spesso vuole cose estremamente più semplici, estremamente più immediate, okay? estremamente meno complesse. Però noi ci annodiamo spesso su noi stessi nella bellezza, come l'artigiano che fa un bellissimo paio di scarpe e poi è così contento che le appoggia lì sullo scaffale dicendo tanto poi passerà qualcuno che apprezzerà queste bellissime paio di scarpe, mentre magari il mercato vuole cose completamente diverse. Ecco, quindi eh, a tutti quelli che partono dal mio mondo andiamo pure avanti ad avere innovazioni, idee, però poi fermiamoci un attimo, guardiamo esattamente cosa il mercato potrebbe volere, abbassiamo il livello, concretizziamo e allora poi nascono delle realtà veramente interessanti. Chiarissimo, Pasquale a lei. Da parte mia un consiglio che do da tanti anni a tanti imprenditori che siano essi alle prime armi o, oppure navigati nel tempo. Cioè, noi abbiamo piacere quando l'imprenditore viene, viene o noi chiaramente andiamo in azienda e comunque ci incontriamo e riusciamo a parlarci, a ricevere dall'imprenditore... Eh, le proprie, la propria strategia, i propri piani, eh, anche a volte i propri dubbi e le proprie perplessità, e insieme, eh, grazie al confronto e allo scambio di idee, trovare la migliore soluzione. Ecco, quindi parliamoci eh, senza, senza imbarazzo, senza, in totale trasparenza, che è, è, è sempre il modo di guadagnarsi. Le reciprocamente fiducia e ritornando al concetto che ho citato prima di squadra, di fare squadra e andare insieme alla vittoria e comunque alla migliore soluzione. Bene, grazie mille, quindi allora investire nelle proprie competenze, scommettere sulle proprie passioni, essere però anche molto concreti e poi giustamente ascoltarsi, parlarsi, confrontarsi, quello che abbiamo cercato di fare noi qui oggi, Io vi ringrazio veramente moltissimo per essere stati con noi e a questo punto vi do appuntamento con il prossimo, il prossimo slot, parleremo ancora proprio di competenze e di persone appunto. you